certe sere tu mi manchi perché si chiacchie. Da un poco ancora che mi parli delle fanterie. Io non mi drogo, sciolgo le pastiglie digestive. Ciao amore, baby, bello. Ciao ragazzi, Sofia, come state? Bene, bene. Grazie, tu? Benissimo, non avevo voglia di fare questa reaction, però va bene. Che reaction è? Che è? Chi è? Luna. Chi è Luna? Luna. No, facciamo l'altra. O Luna o l'altra. Invece facciamo Luna. Seconda su tendenze, stranamente. Ma chi è? Anastasio, prima in tendenze, Luna seconda e Cherofobia terza in tendenze. Con X Factor. X Factor, me la compri una tendenza, ti dai, prego. Dai, ti prego, tu che puoi. Una. Luna con 333.000 visualizzazioni, uscito ieri, non l'abbiamo mai trattata. A ma me, cosa fa? Io personalmente non so chi sia. Lei non piace, perché fa quel rap. Ah, fa rap. Fa rap e canta. Ha doti vocali molto forti, il rap delle donne. Sapete che secondo me il rap non sei mica la madame. Los Angeles, la canzone si chiama Luna, prodotta da Mr. Python o Mr. Python. Sì, la cassa è accesa così non ci sbagliamo. Yeah! Vai, non vedo l'ora. Ma Los Angeles perché? Mica sei a Los Angeles. Che sai? Sei uscita ieri, sei già a Los Angeles. Ah, è quella che col papà anche che è sardo. Sono piccola e tenera. Prodotto da Fish. Canto perfetto chiuso nell'ambra. Che schifo. Io dura come l'assuto per fare rasta. Baby K, io. Finché la mia polica non doppione. Ho la forza nei capelli come Sansone. La canzone. Bravo Jay. Sì, ma rapapapam. Sì, ma rapapapam. Bravo Jay, cioè, ma che cazzo me ne frega. Pezzo che sentiremo in radio sempre. Bello il bomber. Meglio di Cherofobia, eh. No, il tornello è 300 volte più aperto. No, no. Non ha fatto dire pastiglie questa volta. Infatti, Jake. Lascia le Balenciaga. No. Ma come fai a riconoscerle? Ma perché fanno schifo la merda. Come fai a riconoscerle? Ma i passi dietro. Ma che location è? Immagina il profilo, ma è lo stesso. Cosa? Che palle, ma non finisce più. Ah! 3.30. Oh mio Dio, sta scena. Ma dove siete? A noi si a girare il video? Sono una roba e tu lo sai. Una roba. Sono la roba. Che vanno comunque a braccetto. Allora, Aspetta che adesso dice che ha scherzato. No. Detto, raga, ho scherzato. Ma quindi Jake la Furia, adesso hai scoperto il tuo lato femminile e stai scrivendo per tutte le tipe. Beh, se mi dai soldi X Factor li scrivo. Ma per carità di Dio. Però dobbiamo mai capire che se una tipa rappa e però rappa la roba di un altro e sei l'interprete di un altro, a me non me ne frega. Ah, vuoi leggere anche il testo? Vuoi leggere il testo o vuoi leggere bene i crediti? Così sappiamo. Sappiamo a chi do... stiamo dicendo minchiate. Sappiamo come al solito. Dobbiamo... Fish Rade la produzione, però. Ma Raina e Jake La Furia. Ok, sì. Allora, ragazze, se voi volete cantare, cantate, che a me non me ne frega un cazzo. Però se poi fate le rapper, perché ce devo rappare, perché adesso va di moda il rap. Ma vi fate scrivere il rap da Naucio? Sono capaci tutti a rappare. Ah, te la scrive Jake, te la rappa Jake, te la senti, la fai a memoria. Non è che sei capace a rappare. Per essere capace a rappare vuol dire che ti metti, scrivi, rappi e sei capace a rappare perché è farina del tuo sacco. Infatti, secondo me lei è un'ottima interprete. Quando l'ho vista X Factor non mi era piaciuta l'esibizione perché forse l'aveva fatta dal vivo, adesso ovviamente è prodotta, sì. E quindi è un po' più corretta, sì. Invece ora l'ho trovata una buona interprete, sì, perché non è una rapper, è un'interprete. L'importante è che lei non si definisca rapper o che la gente non la definisca rapper. Lo stesso Fedez, quando ha scritto, quando ha capito del testo tutto il resto, ha detto una buona interprete. Differenziamo il fatto del rap, che è uno che te lo scrive, altrimenti non è più un perché primo. Io però se ascolto già una parte rappata e so che non l'hai scritta tu, mi cadono le palle. Tu però che fai reaction a rapper, no, io come ascoltatore barro. Come ascoltatore normale, classico, che non sa nulla delle dinamiche. Però uno che non sa nulla delle dinamiche può pensare che ah, che bravo, senti che belle cose che dice. Però non le ha scritte lei. Chi? Piccola parentesi però, perché il pop è il pop, si sa che agli autori non ce pop, ne frega ragazzi, niente. Questo è pop, bravo, la ragazza, va bene. Tutte le altre ragazze che rappano, non vi vergognate a farvi scrivere i testi dagli altri? Che rapper del sei che ti scrivi i testi un altro? È come se io faccio il pizzaiolo, però le pizze me le faccio fare da un altro e te le porto. Che buona la pizza. Sì, ti piace, sono un figo. Poi le ha fatte lui le pizze. Sai che io lo conosco uno che faceva così. Sì, vabbè. Pizzaiolo proprio. Sì. No, Luna, purtroppo... interpretazione non male, ragazzi. Interpretazione non male, bella voce, italianissima. Vabbè, io parliamo del ritornello, perché tanto rappare c'è gente che rappa pure male le robe degli altri. Sì, per carità. Come si chiama tuo amico? Lolo. No, chi è? Peggio.
Moreno. No, no, peggio, chi? Quello si schiera solo almeno. Come si chiama quell'altro tipo? Un bel amico del mondo. Quello, no, raga, sì, repare, quello no. Comunque, a parte questo, ho visto Gali ieri su X Factor. Gali? Sì, che ha fatto live. Raga, non mi è piaciuto per niente. Spero che i live di Gali non siano così. Cioè, mi sono piaciuti addirittura i giornalisti confronto a Gali. Vi dico. Ma però i Gali belli li ha fatti live, eh? Sì. Nei suoi concerti. L'ho visto X Factor ieri sera, proprio. Io non guardo X Factor. Io ho sperato di vedere, cazzo, adesso c'è Gali, voglio vedere cosa fa. Magari non usa l'autotune perché, sai, non posto live, invece c'era doppio voci, autotune. Ma sì, ma era lì che cazzo è. Lui che passa, no, ma i live di Gali sono belli. Ma speriamo a Cristo. Ascoltami, Luna, non repare. A meno che non ti metti tu a scrivere, ti prego, non repare. Non repare perché è una truffa verso il vero rap. Yo! Sei troppo rap header oggi. Cos'è che sono? Rap header. È una tuffa nel vero hip hop, quello degli anni 90. Però canta che non me ne frega un c***o. Questa finale era stata molto rap perché c'era la finalista di Fedez, la finalista di Python. Chi è la finalista di Fedez? Finalista di Fedez è una ragazza che ha un'impostazione. Ha vinto? No, è arrivata seconda. Che ha fatto il pezzo di Eminem, rappato il pezzo di Eminem senza bloccarsi, perfetto, con le parole perfette. Perché lei è una cantante lirica e c'ha una bravissima. Sai perché non ha vinto? Perché non vota a destra. Sì, forse quello, la simpatia. Però, questa finale di X Factor sarà molto importante perché ci sono state parte di due ragazze, perché secondo me X Factor cercava la Cardi B italiana, questo modo era molto. Sì, perché non si può avere una cosa nostra, bisogna però finalissima, tutta rap, ragazzi. Che bello, rap. Soprattutto non ha vinto strano. Lolo Femmina? No, ha vinto, è stata cacciata la settimana scorsa proprio per quel motivo. Via, il segno però del cambiamento dei tempi. Però è stato premiato uno scrittore e non un interprete. Grazie Gesù. Lei è arrivata terza. Ma raga, semplicemente per questo, il rap, se volete fare il rap, a parte che non è obbligatorio, vabbè che adesso va di moda e dovete farlo, perché case discografiche ne hanno bisogno. Perché secondo me ha vinto, è stato premiato chi ha scritto? Perché il rap è prendere e scrivere, non è prendere e cantare una canzone di un altro, punto. E ti dirò, rivalutato Anastasio, perché la capacità di scrittura molto buona, l'ultimo pezzo che ha fatto nella semifinale era molto bello, mi ha stupito, io che sono uno che, sai, dico vabbè, uno dei soliti, invece no, ha una bellissima capacità di scrittura e interpretazione dei suoi pezzi, cosa che non ho trovato poi in Luna. Beh, Luna è molto plastica, sì, è molto didattica, non plastica, didattica, cioè so fare questo si fa così, lo faccio bene. Ed è piccolina, 16 anni, eh? Sì, ma c'è quell'altra a 16 anni che sa frignare a comando, capito? L'interpretazione differente. Però, meglio raga, Luna. Raga, comunque Luna da ascoltare in radio. Luna, vedrai che farai ritornelli a Shade, va bene così. Luna, vedrai che andrà benissimo, questo è il caso. Signore, buona speranza. Buona speranza, non c'ho gli occhiali, non so dove. Non sei iettatore, vabbè. No. Ripeto, mi piacerebbe molto, mi piace molto sentire questo ritornello, perché è un ritornello pop. Mi piace da ascoltatore medio, non da ascoltatore fada. Però se sono in macchina che sto guidando e mi parte il ritornello di Luna col testo di Jake, se mi immagino che ci fosse Jake a rappare, sarebbe bellissimo. Sì, Jake donna, te immagini? Platinette. Sai, scherzo Jake, ti voglio bene. Ciao.